non sono d'accordo, cioè fino a quando noi aderiamo, il nostro campionato aderisce alle regole fatte dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, secondo me non si possono intraprendere da soli dei passi senza poi rispettare coloro che hanno fatto e continuano a fare il bene di questo sport. Quindi mi sembra che tutti coloro che si siano affrettati a dismettere hanno preso una posizione che non è legittima e che è una posizione di imperio perché hanno deciso da solo, insomma. Presidente, andando avanti e avvicinandosi alla chiusura di questa chiacchierata che è quasi settimanale, secondo lei il Cervinara calcistica, con la rosa che ha, qualora utopicamente si possa riprendere, può essere competitiva ai massimi livelli? Anche perché i tifosi sono in ansia, nonostante ci sia una grossa incognita, sono in ansia da sempre. Secondo lei, questa rosa basta con un allenatore importante, un preparatore atletico importante per essere competitiva ai massimi livelli? Franco, tu sai che noi abbiamo continuato a mettere tasselli, no? Abbiamo preso un altro centrale, abbiamo preso un centrocampista dalla Serie D, quindi dalla categoria superiore. Questo vuol dire che ci siamo attrezzati per essere ancora più pronti di prima, anche perché il ragionamento che stiamo facendo è che in un campionato di tempi stretti ci saranno più partite settimanali, ci sarà bisogno di una rosa allargata. La nostra idea è sempre la stessa, il nostro obiettivo è sempre lo stesso e sai bene quanto ci tengo a portare questa città su di un altro palcoscenico e quanto credo che questa città lo meriti. Un'ultima domanda che riguarda, come sempre, lo stadio che è fermo per cavilli burocratici e per essere ristrutturato. Secondo lei, che si interagisce spesso con l'amministrazione, a che punto siamo? Non ne ho la minima idea. Cioè, vedi Franco, la cosa importante è 15 giorni in più, 15 giorni in meno, non ci cambiano la vita sull'attività sportiva. Quindi la cosa importante è che la gara è stata assegnata, che la società che ha vinto è una buona società, un'ottima società, e che prima o poi nel corso di questa stagione i lavori incominceranno. Diciamo che anche il tempo, no? Poi non avrebbe concesso più di tanto perché questo è un mese freddo e piovoso, quindi non c'è nulla di grave in quello che è successo. Noi contiamo di chiudere o di iniziare, tu sai di che cosa sto parlando, in questo stadio.